Ragazzi, oggi è un grande giorno, finalmente è uscito il mio libro. Se una notte a Parigi, una tedesca e un italiano. Ragazzi, oggi è un grande giorno, finalmente è uscito il mio libro. Che sta a fa? Che sto a fa? Svego un video per il libro che esce. E vuoi fa con me? Svego che lo faccio da solo, scusami, è così più bello, piace di più, attira di più la gente. Certo. Quando è uscito il libro mio, però il video non hai voluto fa con me, eh? Vabbè, non è che sono io che non l'ho voluto, sei tu che non l'hai mai fatto fare. Certo, mo so tutto fa con cantare, mo vuoi fa con me però, per il libro tuo. No, troppo comodo, no Federico, no. Dai, Svego, no. Un minuto proprio, sono due secondi. No, stacca, come fai il video, non me ne frega niente. Ragazzi, finalmente oggi è un grande giorno. Ci fai qua? Giusto un petit truc. Tanti esempi di video. Mi sei qua? Ma se un libro, c'è più giusto un po' di video. Qui metti tu, ma non parla, tanti. E da dove sei qua? Attenzione che c'è dei mondi il se. Poi porta fuori, non dei come per te, sei bizzarro. Svevo! Svevo! Devo qua pure la video di Federico? Qua? Beh, sono lì. Oh, ancora questo. T'ho detto che non la fai la pubblicità con noi. Vabbè, dove stavi tu quando ci dovevi essere? È troppo comodo così. Ragazzi, oggi è un grande giorno. Finalmente. È un grande giorno. Finalmente è uscito. Ciao ragazzi, oggi è un grande giorno, finalmente è uscito il mio libro, si intitola Se una notte a Parigi, una tedesca e un italiano, edito da Giunti. Vi racconto la storia di un ragazzo italiano che decide di fuggire nella città dei suoi sogni, Parigi. Si fidanza con una ragazza tedesca e i due decidono di avere un bimbo italo-franco-tedesco, anche se lui non è per niente pronto a diventare papà. Ma soprattutto è una storia divertentissima, quindi vi raccomando, correte in libreria, ordinatelo su internet e... Vado, svevo. Ecco, ho fatto. Sta cagà? Sì, ma ho finito. Ecco. Vai, non ha di acqua? No, è che l'ho tirata prima. Ciao, buonanotte. Federico! Il mio libro sta uscendo nel periodo peggiore degli ultimi 50 anni. Non so se mi ritroverete ancora come un tempo dopo questa sfida. Questa sfida alla sfiga.